Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Teleconsiglio Regione. Nella seduta del 27 di settembre si è parlato anche dell'esito delle consultazioni elettorali, dell'esito delle elezioni politiche. Sentiamo i vari consiglieri e i loro interventi. La seduta del Consiglio regionale di martedì 27 settembre è stata anche l'occasione per commentare, da parte dei consiglieri, esponenti dei vari partiti e schieramenti che costituiscono l'Aula, l'esito del voto politico che ha visto prevalere a livello nazionale e regionale la coalizione di centrodestra e in particolare il partito di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. La Lega si dice soddisfatta del risultato, avendo eletto in Toscana sei parlamentari, quattro deputati e due senatori chiaramente eh, ci eh, riempie di soddisfazione nonostante il dato percentuale sia stato più basso delle aspettative. Eh, per quanto riguarda eh, le eh, componenti amministrative, che siano quelle locali nei singoli comuni o quella eh, regionale nel Consiglio della Regione Toscana, non credo che ci saranno degli stravolgimenti perché chiaramente sono dinamiche diverse. Abbiamo vissuto un'elezione... Politica con dinamiche nazionali e questo poi riguarda soprattutto chi governa la nostra regione e noi dell'opposizione. Insomma, cercheremo di portare avanti quelle che sono le, eh, le nostre istanze e quello che abbiamo fatto fino ad oggi, in questi due anni, cercheremo di farlo in maniera più incisiva, cercando anche dei collegamenti con il nuovo governo che finalmente sarà un governo di centrodestra dove chiaramente le politiche eh, nazionali eh, toccheranno anche eh, i temi regionali e eh, delle autonomie locali, eh, quindi da quel punto di vista possiamo essere degli interlocutori importanti come opposizione nel Consiglio regionale della Toscana per eh, far sì che ad esempio eh, i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza eh, siano eh, portati avanti in maniera incisiva anche nella nostra regione e eh, faremo di tutto perché anche su alcuni temi, come quello sanitario, ma anche quello del eh, caro energia, eh, anche in Toscana si possano trovare delle soluzioni eh, incisive. Abbiamo ben chiaro che probabilmente i cittadini sono sfiduciati e avranno bisogno, eh, con questo governo di centrodestra, eh, di una Lega che riesca a fare la Lega, quindi con i suoi uomini, le persone preparate che noi abbiamo all'interno del partito, cercare di lavorare per andare a rispondere alle esigenze dei cittadini e riacquistare quella fiducia che in questo momento hanno perso. Per me il leader Matteo Salvini non è assolutamente in discussione. Noi paghiamo lo scotto di un governo eh, col, fatto col centro-sinistra del Movimento 5 Stelle, un governo di emergenza. Probabilmente i cittadini non hanno capito le motivazioni che ci hanno portato ad entrare in quel governo, ma però siamo sicuri che eh, andando ad allinearci a quelli che sono i nostri alleati storici, quindi con un'affinità anche di idee e di proposte, riusciremo a fare bene e questo servirà anche al partito per riacquistare la fiducia degli elettori. Pone dei dubbi sulla tenuta della giunta guidata da Eugenio Gianni, Francesco Torselli, esponente di Fratelli d'Italia. L'agenda Gianni, se esiste, immagino sia fatta da una pagina, la pagina in cui il governatore prende atto che da oggi, se vorrà continuare a governare questa regione, lo farà non avendo più la maggioranza dei consensi della regione. Perché ieri ho sentito il governatore arrampicarsi addirittura in uno strano conteggio matematico secondo il quale avrebbe ancora la maggioranza perché somma i consensi del PD quelli della lista di Calenda e Renzi. Forse ha dimenticato che la lista di Calenda e Renzi ha fatto la campagna elettorale praticamente quasi esclusivamente contro il Partito Democratico. Quindi dubito che, che oggi questi consensi si possano sommare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana. E quindi il Presidente Gianni ovviamente ne dovrà prendere atto. Detto questo auspico nell'interesse della Regione e di tutte le province toscane che vi sia una collaborazione tra il Governatore Gianni e il Governo. Su questo non ho dubbi perché il Governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col Governo. I risultati arriveranno in Toscana se la Toscana si confronterà ovviamente col Governo. E qualora, ma non credo, ripeto, non credo sia un atteggiamento che appartiene al governatore Giani, qualora si volesse far finta che il governo nazionale non esiste e si continua ad andare avanti con la testa bassa perché la Toscana è l'ultima delle, delle roccaforti dove dentro ci stanno asserragliati quelli della riserva indiana, penso che si farebbe soltanto un danno a questa regione. Parla invece di voto di sfiducia Diego Petrucci. Il centro ha vinto tutti i collegi uninominali escluso quelli dell'area Fiorentina dopo aver vinto sette comuni capoluogo su dieci, quindi evidentemente è anche un voto di sfiducia nei confronti del governo regionale. Oltretutto la maggioranza, e l'abbiamo visto anche. Oggi, durante la mattinata di Consiglio, è frantumata. È frantumata perché la frattura in Toscana tra PD e Italia Viva è una frattura evidentemente più profonda e più grave di quanto non è successo altrove. Lo è nel momento in cui il vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, e il capogruppo di Italia Viva si sono candidati contro il PD nei collegi nominali. È evidente che questa frattura è ancora più profonda, come abbiamo visto stamani durante il dibattito consigliare. Una sconfitta chiara e netta, dice Antonio Mazzeo del Partito Democratico, il Presidente del Consiglio regionale, imputa la sconfitta del PD al tempo trascorso in questi ultimi anni come forza di governo. Eh, io do un auspicio che questo congresso possa avvenire il più rapidamente possibile, da fare in maniera approfondita ma da fare presto, perché noi abbiamo una grande opportunità, quello dopo tanti anni di ricostruire l'identità, un profilo sociale del nostro partito, del Partito eh, Democratico. Eh, è evidente. Che in questi anni ci sono state tante, troppe contraddizioni. Noi contemporaneamente non possiamo essere per l'agenda Draghi e Contiani, non possiamo essere per la transizione ecologica e allo stesso tempo aprire, riaprire nuove discariche. Noi non possiamo essere un po' per il reddito di cittadinanza, un po' contro il reddito di cittadinanza. Noi non si può essere il partito che fonda il suo impegno sul tema dei diritti civili importanti. Questo un po' mi preoccupa per il nostro Paese nei prossimi mesi, nei prossimi anni e allo stesso tempo non andare fino in fondo, non avere coraggio. Ecco, io penso che eh, sia arrivato il tempo di una nuova classe dirigente, non è solo il problema di chi fa il segretario delle alleanze, ma qui serve e c'è necessità eh, di che i migliori nostri amministratori, eh, chi lavora ogni giorno sul territorio, che ha fatto tanto, ha portato risultati importanti. Perché eh, è davvero eh, surreale sapere che eh, alle amministrative si vince, alle elezioni politiche si perde. Evidentemente c'è qualcosa, no? quindi questi buoni questi amministratori dobbiamo chiedergli un impegno anche nel partito, non solo per le proprie comunità, eh, con la capacità di sapere stare sempre all'altezza degli occhi di, delle persone, come avviene nel loro territorio. Noi dobbiamo parlare di diritti sociali della necessità di dare risposte uh, a chi soffre, alle ansie, alle sofferenze delle, delle persone, alle loro paure che con il caro dell'energia stanno diventando ancora più forti, che la pandemia ha esasperato. Insomma, un modello completamente nuovo dove a guidare il partito ci vadano donne e uomini che abbiano coraggio, abbiano un'idea nuova di paese in un mondo che sta cambiando e che non siano lì solamente per garantire sostanzialmente se stessi. E questo è il vero cambiamento che noi dobbiamo mettere in campo. Se lo facciamo, io penso che nel giro di pochi anni torneremo a ritrovarci con il Paese e con i tanti che non ci hanno votato. Se non lo facciamo, siamo destinati a scomparire lentamente. Sulla stessa linea, il collega di partito Vincenzo Ceccarelli. Sappiamo che quando poi e si determina una situazione di criticità, di disagio mh, dovuta magari a più motivazioni, l'ultimo, quello che io ho trovato anche in campagna elettorale del caro bollette, eh, il riferimento va immediatamente a chi governa, quindi i partiti che hanno eh, sostenuto il governo sono stati quelli più eh, penalizzati. Dopodiché ritengo ci sia anche il tema delle alleanze, perché essersi presentati nei collegi uninominali eh, divisi è chiaro che ha fatto la differenza, basta andare a vedere i risultati. Io ho visto nel mio collegio uninominale: bastava essere alleati con, uno, con una delle due forze che, comunque, si dichiarano far parte del campo progressista, quindi o i 5 Stelle o il cosiddetto terzo polo, il risultato sarebbe stato eh, diverso. Credo poi che esista un tema eh, che è il tema congressuale per quanto riguarda il Partito Democratico, della riacquisizione di una sua visibilità, di una sua identità, di un suo profilo che sia rivolto maggiormente alle fasce eh, della popolazione che più eh, soffrono che più eh, vivono il eh, disagio. Quindi i temi del lavoro, i temi del sociale, i temi dei diritti civili sono i temi di cui con nettezza e con chiarezza il Partito Democratico si deve riappropriare. Non basta essere il partito della responsabilità. Noi dobbiamo presentarci con una maggiore nettezza e con una maggiore riconoscibilità. Quindi il congresso che è stato annunciato, spero che non serva soltanto a parlare dei nomi, così come magari anche da parte di voi giornalisti, ho visto almeno chi si è rapportato con me, ma allora lei per chi è, per tizio, per caio, per sempò. Ecco, se il congresso sarà questo, magari la ricerca di un nuovo segretario. Eh, frutto eh, di, una, di un accordo fra i capi corrente sarà l'ennesima occasione, occasione persa, credo che fra l'altro non possiamo permetterci di perdere più eh, occasioni, credo che prima dobbiamo costruire il partito, cioè ridefinire contenuti identità e poi chi lo guida. Però, cioè prima il partito, altrimenti come dire, sarà sol servirà soltanto per macinare un, un altro segretario. Per Massimiliano Pescini bisogna lavorare su tanti fronti, la sconfitta nazionale, dice il consigliere PD, è pesante e netta. Noi non possiamo dirci non sono soddisfatti ma neanche eh, possiamo dirci arresi di fronte a, al futuro, perché noi abbiamo un ruolo importante, siamo il secondo partito in Italia, in Toscana è il primo partito, seppur di poco, e seppur in alcune aree, non solo il centro-destra, ma anche fratelli d'Italia, eh, è diventato il primo partito anche in Toscana, questo lo dobbiamo, lo dobbiamo ben avere presente, ma non possiamo arrenderci, noi abbiamo un ruolo grande a livello nazionale e un ruolo di governo importantissimo qui in, in Toscana, nei comuni e eh, nella regione. I cittadini ci riconoscono ancora come il maggior punto di, di riferimento. Sappiamo che questa rendita eh, che noi abbiamo storica, la dobbiamo ogni giorno storica per, perché le persone hanno una grande civiltà e, e anche hanno sempre riconosciuto il nostro buon governo eh, negli enti locali e nella regione ma è una rendita che se continuassimo a chiamarla così sbaglieremo, Noi, nulla è più scontato. Eh, la storia della Toscana la conosciamo tutti, quella recente è molto importante, ma il futuro ci dice che dobbiamo ogni giorno rinnovarci per dare eh, significato a quei valori eh, fondanti della, nostra, della civiltà della nostra regione. Questo ruolo di governo continueremo a espletarlo cercando di farlo sempre meglio e farlo anche capire sempre meglio. Questo ruolo di opposizione nazionale invece servirà anche a far capire quali sono eh, le proposte chiare, nette, serie del Partito Democratico che dovranno rifondare la sua identità. Io penso che il compito che avremo di fronte, chiudo, è quello di un, eh, di un congresso come è già stato detto anche dal, dal Segretario nazionale ieri, eh, che non sia un congresso in nessun modo ordinario. Noi abbiamo bisogno di rifondare, rigenerare, vedo che vengono utilizzati molti eh, termini di questo tipo. Dobbiamo ricostruire il Partito Democratico, cioè ogni cosa che è successa anche di negativo in questo Paese eh, viene addebitata al Partito Democratico e si disperde anche il valore di quello che invece il Partito Democratico ha fatto stando al governo nazionale, secondo me non per il potere ma per migliorare la vita delle persone. Questo non si è abbastanza percepito e forse per un motivo, perché noi nel tentativo di mediare e di essere ragionevoli continuamente ci siamo messi a rendere ragionevoli le proposte degli altri partiti e a renderle un patrimonio di governo, mentre noi abbiamo tante idee oltre a tanti valori e anche le dobbiamo trasformare in proposte riconoscibili. Parla di dato straordinario raggiunto in Toscana, Stefano Scaramelli di Italia Viva, un 10% che denota, dice Scaramelli, come i cittadini chiedano scelte e riforme. Dove un'area liberal-democratica e popolare come la nostra sta trovando un grande riscontro. Contestualmente c'è il crollo del Partito Democratico e questo denota che era, vanno fatte delle scelte, bisogna attuare una politica di governo in grado di assumersi responsabilità, attuare i piani di programmazione, fare scelte infrastrutturali, stare accanto all'impresa e al lavoro che oggi parlano la stessa lingua e questo denota che abbiamo diritto e il dovere di cambiare passo per esempio per quanto riguarda la gestione della sanità che non sta dando le risposte dovute agli operatori e né ai cittadini. Nel contempo, a titolo personale e soddisfazione, per aver raccolto 22.000 voti, partivo da una dote cosiddetta di 10.700, siamo arrivati nel mio collegio a 22.000 voti, più del doppio soltanto nel corso di due anni. Io credo che sia stato un lavoro straordinario che denotano l'attaccamento al territorio, a quella Toscana del Sud, Siena Grosseto, che comunque ha bisogno di risposte importanti. Penso infrastrutturali come la Tirrenica, penso infrastrutturali come i collegamenti ferroviari e abbiamo bisogno di non lasciare la Toscana a doppia velocità. Quindi dobbiamo tenere insieme nel contempo una regione che, che si attacca alle regioni del nord rispetto allo sviluppo economico, rispetto alla ripresa e soprattutto una regione in grado di avere un'asticella spostata sull'asse di un riformismo che noi possiamo garantire essendo forza di governo e su questa sfida sfideremo anche i nostri alleati nel governo toscano. Per cambiare passo la Toscana non serve allargare il campo, serve fare le scelte per, quai, per le quali ci siamo candidati due anni fa, serve dire sì al rigassificatore, serve non avere doppie misure rispetto all'investimento dell'aeroporto di Firenze, serve fare diciamo una misura straordinaria a sostegno delle imprese, serve cambiare passo in termini sanitari, serve fare le cose, serve fare il piano dei rifiuti, non soltanto annunciarlo, è finita la stagione degli annunci e dei proclami, deve iniziare la stagione del governo della nostra Regione. Abbiamo tempo sei mesi per arrivare alla metà del mandato e su queste questioni che noi chiediamo un cambio di passo alla Regione Toscana e ne vogliamo essere interpreti in termini fattuali, in termini concreti, in termini di azioni di governo, non in termini di strizzare gli occhi a 5 Stelle che finora in due anni sono sempre stati contro le nostre politiche. Non serve allargare il campo, serve fare giocare in quel campo e giocare da protagonisti. Per Irene Galletti, infine, il Movimento 5 Stelle gode di ottima salute. La guida del Presidente Conte è stata fondamentale per riprendere le fila di un'azione che abbiamo intenzione di rinforzare sui territori, che è quella dell'ascolto, della condivisione dei temi più critici e della risoluzione dei problemi a livello nazionale. La compagine toscana vedrà Ettore Licheri, Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi. A rappresentarci persone di esperienza, di grande esperienza e di valore, e partendo da queste basi e soprattutto da un programma che è molto attento a un'agenda sociale, ambientalista e progressista, siamo sicuri di poter fare anche dall'opposizione il meglio per la Toscana e per l'Italia. Faccio un piccolo richiamo storico a due anni fa, quando il presidente Gianni manifestò la stessa intenzione, ma io non ricordo di aver mai avuto contatti concreti per avviare anche questo percorso, perlomeno da parte sua. Dall'altra parte c'è un'evidenza che il campo largo, larghissimo, eccessivamente largo, che vorrebbe mettere insieme dei programmi totalmente diversi come quelli che sono rappresentati da Italia Viva e Azione, e il Movimento 5 Stelle, quindi un neoliberismo da una parte rispetto a un progressismo e a un'agenda sociale più chiara e netta come quella del Movimento 5 Stelle, non possono stare insieme, questo anche nel rispetto di ciò che le forze politiche esprimono. Quindi se questo, l'idea di Gianni, è quella per cercare di recuperare abbastanza consensi perché teme un risultato devastante per le regionali del 2025, ecco, mi sento già di suggerire un consiglio non richiesto che l'operazione così posta è assolutamente sbagliata. Dunque questa la prima puntata dedicata alla seduta del 27 di settembre, grazie di averci seguito, prossimo appuntamento sabato prossimo.